In tutto il mondo possiamo trovare posti davvero strani che possono essere a volte anche un po' sconcertanti. Di fronte a certe realtà, la domanda che ci si pone è semplicemente questa: da dove provengono tutti questi misteriosi reperti? C'era forse un'antica civiltà che nessuno conosce? Forse l'unica spiegazione è che siano solo dei semplici fenomeni causati dalla natura. Non è un segreto per nessuno che la Finlandia sia uno dei luoghi più belli del pianeta, oltre ad essere anche famosa per la sua grande diversità di paesaggi. Attualmente la Finlandia è considerata come il paese più felice del mondo. D'altra parte, questi luoghi offrono una eccezionale e affascinante vista notturna caratterizzata dalle sue aurore boreali, oltre al fatto di possedere panorami che rilassano e deliziano qualsiasi spettatore. Il 90% di questo paese è costituito da foreste e grandi riserve idriche. Ma non è tutto. La Finlandia ospita anche storie che sono un enigma ancora da decifrare. Esiste una strana roccia che ha un grande senso dell'equilibrio e che si trova in una delle foreste finlandesi situata vicino alla nota regione chiamata Savo Meridionale. Proprio qui è osservabile una strana roccia chiamata Kummakivi. La cosa sorprendente è che si trova in cima a una pietra più piccola ed hanno un equilibrio perfetto nonostante il luogo sia una montagna rocciosa. Sebbene sia un luogo impressionante, molte persone che visitano questa regione non riescono a trovarla e spesso falliscono nell'impresa perché la foresta in cui si trova è decisamente estesa. A prima vista, il frammento litico superiore sembra che possa cadere in qualsiasi momento, ma questo non è mai accaduto. In effetti, sono stati fatti diversi tentativi, usando la forza umana, per assicurarsi che non crollasse improvvisamente e la roccia non si è spostata di un millimetro. Il suo nome, Kummakivi, si traduce in strana roccia. E uno degli aspetti più strani è che la sua superficie è piuttosto particolare. Anche la pietra inferiore ha la forma di un piccolo tumulo che funge da base per la roccia che si trova sopra. La pietra è lunga circa 7 metri, una misura relativamente grande se si pensa che resta in equilibrio. Alcuni geologi, cercando di trovare una spiegazione logica per un tale fenomeno, hanno detto che probabilmente sono stati lasciati in quella posizione dopo lo scioglimento dei ghiacciai, forse dopo l'ultimo periodo glaciale che si è verificato circa 12.000 anni fa. Quando il ghiaccio si è sciolto, ha trascinato con sé grandi pietre. Tuttavia, per molte persone questa spiegazione può sembrare un po' inconcludente. D'altra parte, è noto che la Finlandia sia piena di leggende famose che includono l'apparizione di troll e giganti. Si dice che queste creature avessero una forza soprannaturale, superando qualsiasi essere umano che fosse considerato un semplice mortale. Secondo la mitologia finlandese, alcune di queste creature colossali abitavano i paesaggi boscosi dove erano presenti grosse pietre. Si crede quindi che i giganti fossero i responsabili delle pietre messe in queste strane posizioni. Per ovvie ragioni si vuole credere alle teorie scientifiche, anche se le stesse teorie scientifiche non si basano su solide prove. Attualmente sia Kummakivi che gli altri luoghi in cui si trovano questi grandi frammenti litici vengono usati come una sorta di sismografo storico perché se queste rocce restano in equilibrio significa che in questi siti non c'è stata attività sismica di particolare importanza, perché altrimenti non esisterebbero più. Al contrario, studiando la forza necessaria per spostare tali massi, è stato possibile scoprire la dimensione dei terremoti che si sono verificati in passato. Per questo motivo è stata riconosciuta l'importanza di questi massi in equilibrio, concedendo loro
nel 1962 lo status di protezione.